Una proposta di legge volta al benessere degli animali. Ce la spiega? Sì, è una proposta di legge che abbiamo presentato. L'obiettivo è duplice: la prevenzione del randagismo e il benessere animale. È una proposta molto articolata, formata da 35 articoli, che incide profondamente su una legge esistente che risale al 2000, quindi una legge molto datata, che in qualche misura necessitava di un restyling per certi versi, anche per quanto attiene le competenze degli enti nuovi che si sono insediati e sono intervenuti in questi anni, la città metropolitana ad esempio, e le comunità montane che venivano ancora citate, che invece di fatto non esistono più, sono state soppresse. E poi incide fortemente su alcuni aspetti, ad esempio il rapporto tra il proprietario e l'animale, gli obblighi del proprietario e soprattutto il fatto che l'animale deve essere visto come un essere senziente, capace di interagire, di provare emozioni e che necessita di attenzione e cura. La prevenzione del randagismo naturalmente è alla base di questa legge. Voglio ricordare che spesso i cani vengono abbandonati per ragioni futili, altre volte perché i proprietari non hanno la possibilità di dar loro quello di cui necessitano, ad esempio con le cure veterinarie. Con cui proponiamo un'assistenza veterinaria per chi non ha la possibilità di proporla e di sostenerla da parte delle istituzioni. Ricordo che molti danari vengono spesi dalle pubbliche amministrazioni per mantenere i cani nei canili, i cani che vengono affidati al comune perché il proprietario se ne vuol disfare. Anche qui noi cerchiamo con questa legge di favorire le adozioni proprio per cercare di non sovraccaricare i canili di consegne. Insomma, è una legge a 360 gradi che adesso andrà in commissione, avremo molte audizioni con tante associazioni. E speriamo di fare un prodotto alla fine buono, soprattutto un prodotto che possa tutelare da un lato l'animale e il rapporto che c'è con il proprietario e soprattutto per quanto riguarda gli animali d'affezione. Sì, abbiamo avanzato questa proposta di riforma del regolamento animali che dal 2011 non aveva più avuto un aggiornamento e di conseguenza, in senso strutturale, di conseguenza abbiamo avanzato questa proposta che è volta a introdurre una serie di norme regolamentari che tendono a responsabilizzare i proprietari, a tutelare i cani come esseri senzienti, a tutelare le relazioni che gli animali hanno con persone anche anziane, persone indigenti, persone che comunque esauriscono il loro universo affettivo nell'ambito di una relazione con un animale. Abbiamo inteso preservarlo anche in questa modalità. Tanti sono i punti in cui si discute un cambiamento. Quale secondo lei è quello più importante? Il cambiamento è proprio di cultura e di principio, vale dire iniziare a pensare in un'ottica non rivendicativa, ma un'ottica di composizione di interessi. È bene tutelare gli animali come esseri senzienti, è bene anche renderli titolari di diritti. Gli animali non sono delle res, non sono oggetto di proprietà, di possesso, ma sono a volte proprio il fulcro fondamentale della vita affettiva. Delle persone, soprattutto se anziani. Sono in ogni caso dei componenti dei nuclei familiari a tutti gli effetti e sono comunque degli esseri viventi, delle creature che hanno il loro modo di vivere che va comunque rispettato ed apprezzato. Questo tutta una serie di norme regolamentari che abbiamo introdotto sono volte proprio a far sì che gli animali non vengono lasciati soli in auto, gli animali comunque che abbaiano tutta la notte siano diciamo preservati anche in questo loro modo di manifestare la loro a volte situazione di disagio e ci sia quindi incomba sul proprietario comunque l'obbligo di accertarsi immediatamente dei motivi per cui abbaiano ininterrottamente, di
disturbando anche, diciamo, il vicinato. Ma in ogni caso il principio che abbiamo voluto introdurre è anche quello di fare in modo che la relazione con gli animali continua a essere mantenuta e garantita anche all'interno delle strutture sociosanitarie, delle strutture sanitarie, all'interno delle comunità, all'interno dei mezzi di trasporto, fermo restando che, ribadisco, c'è il diritto dell'animale al benessere, c'è il diritto del proprietario a portarsi dietro il suo fido compagno di vita, ma c'è anche il diritto di tutte le persone che orbitano intorno e che si entrano in contatto con l'animale e col proprietario a vedere riconosciuti i loro legittimi interessi e i loro legittimi diritti. Quindi abbiamo cercato di fare in modo che anche all'interno delle aree parchi, piuttosto che sui mezzi di trasporto pubblico, ci sia anche un principio di responsabilizzazione, cioè chi ha un cane o un gatto o un animale al seguito non è che può fare tutto ciò che vuole, può evidentemente viene preservato, garantito nella sua relazione col cane, ma deve rispettare anche i diritti di tutti gli altri e quindi bisogna cercare sempre di fare in modo di comporli e adeguarli. Un'altra cosa che mi viene in mente così al volo è quella degli spettacoli pirotecnici. Abbiamo previsto che venga prescritto ai soggetti autorizzati a questo tipo di spettacolo di adottare tutte le cautele necessarie per fare in modo che gli animali della zona non abbiano a sortire effetti negativi da questo pur legittima attività, diciamo, ludica di esplosione di petardi e fuochi pirotecnici. Non c'è niente di male ovviamente a sparare dei fuochi d'artificio o sparare dei petardi, il male è quando lo si fa nel completo disinteresse per quelli che sono gli effetti negativi che questo può sortire sugli animali del vicinato, della zona interessata.